Che piazza! Bellissimo, eh? Cioè, Bologna è l'ombelico del mondo. Io qui, mi ricordo, facevano negli anni 80, Vota la Voce, che era c'era qualcuno, veniva qualcuno in Piazza Maggiore ed era questo programma di musica dove davano il telegatto e avevo vinto il mio primo telegatto proprio in questa piazza bellissima. Come state, amici? Buonasera! Non vi vedo perché ho le luci in faccia. Allora, io vorrei chiarire subito, Mario, che sono tra due concerti, per cui praticamente il giorno tra due concerti... Il 58esimo e il 59esimo concerto. Mi sa di sì. Solo 59. Quest'anno è pazzesco, eh. Però in pratica 67. Nel giorno tra un concerto e l'altro è il giorno in cui io sono tipo ibernato, per cui... E per cui sei venuto a riposare qua? Sì, in realtà sono un po' sfasato perché il concerto, il giorno dopo il concerto, veramente quando non ce l'ho, di solito passo la giornata in trance, nel senso passo la giornata così a cercare di recuperare, perché la questione non è fare il concerto, io quello lo faccio e mi ammazzo sul palco, è sempre il recupero, no? Che ci vuole quel giorno intero per recuperare. Io sento proprio che le cose si riprendono posizione. Ogni sera alla fine del concerto, magari qualcuno di voi lo ha visto che da poco abbiamo suonato anche qui a Bologna, alla fine del concerto dico ma è impossibile farne un altro. Poi la mattina mi sveglio e ci si riesce. Quindi buonasera e chiedo scusa in anticipo se insomma magari così sono un po' tipo... Ti scaldi. Però è bello essere qua e sono contento dell'invito, ti ringrazio. Io leggevo i tuoi reportage dall'America quando eri un giornalista. Quando ero un giornalista. No. E poi io lo sai, insomma, ho letto i tuoi libri, quindi per me sei una... Cioè, ma capite, io quando posso tu anche andare a casa e sono a posto per sempre. No, il tuo primo libro, quello Spostare la notte... Spingendo la notte più là, è un libro che è stato molto importante. Credo che abbiamo la stessa età, io e te, più o meno. Sì. Di che anno sei tu? 70. No, cazzo, sei più giovane. Esatto. Non si più giovane di me. Io ero convinto che Calabresi avesse la mia età e invece sei più anche Romano giovane. Prodi l'altra sera era convinto che avessimo la stessa età. Cioè lui non ha un filo di pancia, corre un'ora tutte le mattine, mi ha detto avresti bisogno di correre. Prodi va in bicicletta o corre? Corre. Una mattina corre e una mattina in bicicletta. No, ma è vero, avresti bisogno. Esatto, grazie. Sì. Ma no, anche se tu fossi magro avresti bisogno, fa no, bene anche in se generale. Tu fossi magro, che cos'è? Sto tenendo la pancia dentro da quando abbiamo cominciato. La cintura ci può, te la ricordi? Esiste ancora? Dai, sto facendo non un po' pubblicità. La usava mio nonno però. Buonasera, niente, rimaniamo così, non diciamo niente, stiamo in silenzio. Esatto. Come fa di solito Fiorello, che non inizia mai. Che salutiamo, che sono sicuro che ci sta guardando, che l'altro anno l'ho visto, che lui ha fatto una... L'altro anno è stato strepitoso. Dove eravate? A Roma l'altro anno? A Roma, mi ha massacrato, ma comunque va bene così. No, io non ti massacro, io ti elogio, lo sai, perché... Grandissimo.